Il servizio civile nazionale rappresenta un'esperienza di vita, un periodo di crescita personale che un giovane sceglie di intraprendere mettendosi al servizio della società. In particolare, il servizio civile propone soluzioni che mirano al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, contribuendo contemporaneamente alla crescita dei volontari e allo sviluppo delle condizioni sociali di un territorio. L'area di intervento di questo progetto è stata quella ambientale, come si evince dal titolo, Verso la Società Sostenibile 2006. L'ente che ha proposto il progetto è stata la MESCI, Associazione Mediterranea per la Promozione e lo Sviluppo del Servizio Civile. La sede di realizzazione di questo progetto è stata il comune di Carbonara di Nola. Abbiamo inaugurato il progetto con un convegno tenutosi il 13 gennaio, in cui abbiamo presentato le linee generali dei nostri interventi. Il progetto prevedeva vari obiettivi, come l'intervento in ambito familiare, in ambito scolastico e più in generale la comunità tutta. Presso le famiglie vi è stata una prima fase di sensibilizzazione, attraverso la realizzazione e la distribuzione di opuscoli, che oltre al calendario contenevano una descrizione dettagliata delle varie categorie di rifiuti. In una seconda fase abbiamo somministrato dei questionari per capire quale fosse l'andamento della raccolta differenziata nel nostro paese. Per migliorare la percentuale di raccolta differenziata, abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere anche le famiglie straniere, realizzando un calendario in lingua inglese. In ambito scolastico, abbiamo proposto in modo simpatico come differenziare, raccontando la storia di Pandi, un orsetto tuttofare che voleva salvare il mondo dall'invasione dei rifiuti, che poi è diventata la nostra mascotte. Per i bambini della scuola materna abbiamo realizzato dei cartelloni per comunicare il concetto di raccolta attraverso le immagini. Infine, il comune ha messo a disposizione dei bidoni di colori differenti per ogni categoria di rifiuti, in modo tale da agevolare i bambini nella raccolta. Per i bambini delle elementari abbiamo proiettato un ciclo di lezioni avente come oggetto il tema dell'educazione ambientale. Inoltre abbiamo indetto per gli alunni un concorso di poesia dal titolo L'ambiente in parole, premiando un solo vincitore per ogni classe, assegnando una pergamena ed una lampada da tavolo a forma di mappamondo. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, abbiamo svolto degli incontri di sensibilizzazione per accogliere eventuali problematiche, distribuendo materiale informativo sulla raccolta. Il nostro paese ha aderito all'organizzazione delle domeniche ecologiche, proposte dall'assessorato all'ambiente della provincia di Napoli. La prima domenica si è svolta il 22 aprile. Sono stati allestiti dei gazebo per la distribuzione di materiale informativo, riguardante sempre la raccolta differenziata, e per intrattenere i bambini c'è stato uno spettacolo di magia. La seconda domenica si è tenuta il 20 maggio. In quell'occasione abbiamo distribuito palloncini e magliette e invitato i bambini a fare un giochino sulla raccolta differenziata. La terza domenica si è svolta il 17 giugno, nella quale abbiamo allestito uno stand con articoli di giornale sull'emergenza rifiuti, per far riflettere i cittadini sull'importanza del tema. Inoltre, per i bambini abbiamo invitato un trampoliere, che ha tenuto il suo spettacolo e al termine della manifestazione abbiamo regalato dei giochini ai bambini. L'aspettativa per l'anno 2007 era di confermare e superare il 40% della raccolta differenziata. La splendida notizia è che questo obiettivo è stato pienamente raggiunto grazie alla partecipazione dei cittadini che si sono impegnati e hanno mostrato interesse e collaborazione rispetto alle nostre proposte. Vogliamo informare la cittadinanza tutta che il nostro comune è stato premiato come comune riciclone.
La premiazione è avvenuta il giorno 28 novembre presso la sala consiliare del comune di Bellizzi. Le ragazze del servizio civile, Carmen, Emilia, Francesca e Rosa, ringraziano e salutano tutti.